Francesco Della Chiara, agronomo CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino. Siamo qui per illustrare un progetto della Regione Marche, misura 1.12, in cui andremo ad illustrare le opportunità per le aziende agricole riguardo alla tartoficoltura. Inoltre daremo importanti e utili consigli agli acquirenti e consumatori finali. Amici di Fano TV, bentrovati. Oggi siamo a Sant'Angelo in Vado, al Centro Sperimentale di Tartuficultura, per parlarvi della normativa quadro di riferimento in merito alla raccolta, alla coltivazione e alla commercializzazione dei tartufi. Siamo con Nadia Sabatini, Unione Montana Alta Valle del Metauro, e Fabrizio Cerasoli, Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale della Regione Marche, e con loro oggi parliamo di legge quadro normativa di riferimento in merito ai tartufi e alle tartufaie. Iniziamo dal grande argomento della raccolta. Dove avviene la raccolta dei tartufi? Allora, la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. È necessaria una specifica autorizzazione invece nelle aree del demanio forestale regionale e nelle tartufaie coltivate e controllate in quanto di proprietà dei singoli conduttori. Per poter raccogliere i tartufi, per poter essere abilitati alla raccolta, è necessario sostenere un esame a livello provinciale. Le funzioni amministrative relative, una volta superato l'esame, insomma accertata l'idoneità del candidato, gli enti competenti rilasciano il tesserino di idoneità. Le funzioni amministrative per il rilascio di questo tesserino vengono svolte dalle Unioni Montane per i residenti all'interno delle Unioni Montane e dalla Regione Marche per tutti i residenti nei comuni al di fuori delle Unioni Montane. Possono richiedere l'abilitazione coloro che hanno superato il 14° anno d'età. Il tesserino è valido a livello nazionale. Non è necessario per coloro che conducono tartufaie coltivate e controllate. E in quanto invece la raccolta va fatta con l'ausilio di un cane appositamente addestrato, con l'utilizzo di uno strumento, della vanghetta o vanghello, e va fatto limitatamente al punto in cui il cane identifica il punto di raccolta. Nadia, allora identifichiamo l'identikit del tartufaio tipo. Allora, il raccoglitore deve avere il tesserino di idoneità, quindi aver superato l'esame, deve aver pagato una tassa di concessione regionale che va pagata entro il 31 gennaio d'ogni anno e deve appunto dotarsi di un cane addestrato e dello strumento apposito. Fabrizio, abbiamo parlato di tassa di concessione regionale, qual è la finalità di questo strumento? Sì, la tassa di concessione regionale è prevista dalla normativa sia nazionale che regionale e hanno introdotto questa tassa per avere l'abilitazione alla raccolta del tartufo da parte del tartufaio. La tassa, come si diceva, viene pagata entro il 31 gennaio di ogni anno e l'importo è di 92,96. E l'importanza della finalità della tassa è l'effetto che si genera sul territorio, in quanto questa tassa poi viene reinvestita sul territorio su progetti di ricerca e di sperimentazione inerenti al settore della tartuficoltura, e sia attraverso le Unioni Montane che sia attraverso la Regione Marche, che quindi reimpiega totalmente sul territorio i proventi dell'incasso della tassa di concessione regionale sui tartufi. Sempre in riferimento agli aspetti normativi, quali sono i vari tipi di tartufaie? La normativa regionale prevede tre tipi di tartufaie. Le tartufaie naturali sono ovviamente gli ambienti vocati alla produzione naturale del tartufo di diversi tipi e specie, e le tartufaie controllate e le tartufaie coltivate. Le tartufaie controllate sono tipicamente habitat boschivi, dove è previsto un intervento di miglioramento del soprassuolo boschivo per avere il riconoscimento. Queste tartufaie, al termine di questi interventi di miglioramento, vengono poi tabellate, perché la legge prevede, per avere una delimitazione di questi ambiti di raccolta, che siano tabellate, in modo che può essere destinata la raccolta solo al conduttore proprietario / affittuario della tartufaia.
Le tartufaie coltivate invece sono investimenti veri e propri ex novo su terreni agricoli, dove vengono collocate piantine micorrizzate con determinati sesti di impianto e ovviamente con cure culturali adeguate. Negli anni sono destinate alla produzione del tartufo. E anche queste vengono tabellate, c'è la possibilità di essere tabellate in modo che il produttore che sostiene l'investimento può riservarsi la raccolta. Sempre in riferimento alla normativa, quali investimenti e incentivi allo sviluppo prevede? Allora, per tradizione nella nostra regione da diverse decine di anni ci sono stati investimenti dedicati al settore della tartuficoltura, partendo dai vecchi regolamenti comunitari fino ad arrivare ai recenti piani di sviluppo rurale, dove hanno previsto gli incentivi all'impianto di nuove tartufaie. Anche l'attuale fase di programmazione del piano di sviluppo nazionale prevede incentivi a nuovi investimenti di tartufaie. E questi incentivi sono ovviamente riguardano incentivi sia alla messa a dimora delle piante e l'investimento, sia alle cure culturali per gli anni successivi, sia a un premio per il mancato reddito per la durata di 10 anni. L'importanza della nostra regione, parallelamente a questi incentivi, è quella di puntare su piante micorrizzate e quindi l'utilizzo anche per questi impianti di piante micorrizzate certificate in modo da garantire la tracciabilità e l'origine di queste piante. Non per niente i nostri vivai regionali sono tra i più importanti produttori di piantine micorrizzate a livello nazionale. Per quanto riguarda la commercializzazione, invece, che tartufi si possono raccogliere e commercializzare? Allora, il commercio dei tartufi freschi può essere fatto solamente delle 9 specie, solamente di 9 specie che elenco, che sono il tuber magnatum pico, detto volgarmente tartufo bianco, tuber melanosporum vit, detto tartufo nero pregiato, tuber brumale moscatum, detto volgarmente tartufo moscato, il tuber estivum, detto tartufo scorzone o d'estate, appunto, tuber uncinatum, detto volgarmente tartufo uncinato, tuber brumale, detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera, il tuber borchi o tuber albidum o bianchetto o marzuolo, il tuber macrosporum, detto volgarmente tartufo nero liscio, e il tuber mesentericum o tartufo nero ordinario. I tartufi, questo, appunto, come dicevo, solamente questi 9 tipi di tartufi, queste 9 specie di tartufi possono essere commercializzati sia freschi sia conservati. Per i tartufi freschi devono essere distinti tartufi interi da quelli a pezzi, e si parla di tartufi a pezzi o tritume a seconda delle dimensioni e del diametro del tartufo. E ogni volta devono avere comunque l'indicazione, appunto, delle dimensioni, della specie, con il nome sia in latino che in volgare, e inoltre devono avere anche l'indicazione dell'area di raccolta. Lo stesso per i tartufi conservati. Per i tartufi conservati in più devono essere specificate la quantità e tutti gli altri ingredienti, e soprattutto devono essere indicati e deve essere indicato il peso del tartufo, solamente del tartufo, e se questo è pelato o meno, a seconda che gli sia stata rimossa la scorza o meno. Amici di Fano TV, termina qui questo bellissimo percorso che abbiamo costruito insieme alla scoperta del tartufo e della tartuficoltura.